Prevenzione primaria, manovre di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione pediatriche. La sala convegni del seminario regionale di Molfetta ha ospitato due giornate di formazione nazionale, gratuito e aperto a famiglie, nonni, personale scolastico, babysitter, con l'obiettivo di diffondere la conoscenza di alcune azioni che in caso di primo soccorso possono salvare la vita. La prima cosa da fare è chiamare immediatamente i soccorsi quando vediamo che un paziente non è cosciente e non respira, e dobbiamo intervenire, grazie alla formazione che facciamo quotidianamente, nei primi 4 minuti, quindi reperire un defibrillatore in brevissimo tempo per poi dopo iniziare le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Questo è quello che noi stiamo diffondendo secondo il Ministero della Salute. La conoscenza di queste manovre è determinante al fine di salvare innumerevoli vite umane. È necessario che tutti imparino ad eseguirle. Meritoria questa straordinaria iniziativa culturale di Marco Squicciarini, che sta portando la conoscenza di queste manovre salvavita in tutto il paese. È quanto mai necessario comprendere che la vita di ciascuno appartiene anche a tutti gli altri, e quindi tutti dobbiamo sentirci pienamente coinvolti sul piano valoriale, perché nessuna vita si spenga quando la stessa può essere salvata. La diffusione di queste informazioni che proteggono la vita di un bambino, un adolescente, un adulto sono fondamentali non solo per le famiglie, perché rappresentano un progetto nuovo, innovativo di welfare ad elevato impatto sociale per la salute pubblica. L'iniziativa è stata organizzata dalla cooperativa sociale Progetto Assistenza con il patrocinio del comune di Molfetta e della regione Puglia. Questa è un'intuizione che abbiamo avuto prima con un pediatra della città che era nostro assessore Ottavio Balducci, continuata con Caterina Roselli, e poi abbiamo finanziato questi progetti non soltanto in materia pediatrica ma anche nella cardioprotezione della città e in tutti gli altri servizi che il settore socialità sta approntando. Più cittadini conoscono queste tecniche, più è facile per ciascuno di noi essere soccorsi, e la cronaca dimostra ogni giorno che queste iniziative sono davvero salvavita.